Ciao, sono Enrico e vi do il benvenuto a Salva Family, il format in pillole che vi dirà tutto ciò che c'è da sapere sui bambini. Tuoi, suoi, loro, tutti! Quali sono le regole da rispettare se vogliamo portare nostro figlio in moto con noi? Prima di tutto, sappiate che sui motorini è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore ai 16 anni. Innanzitutto, fino ai 5 anni di età, i bambini non possono essere trasportati su alcun ciclomotore o motociclo. Nel caso che il bambino sia più grande e che per la legge possa venire in moto con noi, allora è fondamentale che sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature. In commercio vi sono dei dispositivi di adattamento, ma il codice della strada non ne prevede l'uso e quindi non sono omologati. Tali supporti infatti non prevedono alcuna cintura di contenimento, proprio per evitare che in caso di incidente il bambino rimanga bloccato al motociclo. Per quanto riguarda casco e abbigliamento, è meglio se il casco, che è obbligatorio, fosse integrale, mentre l'abbigliamento che garantisce la sicurezza deve essere indossato se presente nella taglia del bambino. Qual è la posizione ideale per trasportare i bambini in moto? Sempre dietro il conducente. Il bambino deve essere in grado di 1. Tenersi stretto al conducente, 2. Non distrarsi e 3. Non alleggerire la stretta. Sapete perché bisogna tenere il bambino dietro e non davanti al conducente? Davanti è molto più pericoloso perché 1. Ostacola il conducente nei movimenti, 2. C'è il pericolo che giri la testa per parlare al conducente e 3. Il rischio di schiacciamento in caso di frenata improvvisa o di impatto frontale. Comunque, prima di valutare se sia davvero il caso di trasportare il bambino in moto, sarebbe importante formarlo e spiegargli come comportarsi in caso di problemi, frenate improvvise o incidente. E adesso chiedetevi, è così necessario trasportare vostro figlio in moto? Perché in effetti non è che è una cosa, dato che si può fare per legge, allora è sicuro farla. E voi cosa ne pensate? Lasciateci i vostri commenti. Ciao e al prossimo lunedì.